Pace a te, Dio ti benedica dovunque ti trovi, che la benedizione di Dio si posi su di te in un modo forte, che lo Spirito Santo possa influenzare la tua mente, la tua vita, il tuo corpo, il tuo essere, il posto dove sei, le cose che tu fai, la tua famiglia e che allarghi il raggio su tutto il territorio dove arriva. Questa trasmissione possiamo restare insieme sotto l'unzione, la guida e la copertura dello Spirito Santo. Mettiamoci insieme di pari sentimento, così come cerchiamo sempre di metterci, ti voglio raccomandare di lasciare le altre cose per un poco di tempo. Fermati, rilassati, mettiti in una posizione dove puoi avere una buona connessione con il cielo. Sì, Dio è seduto sul trono, Gesù è alla destra di Dio, lo Spirito Santo fluisce in mezzo a noi, perciò dirigiamo la nostra attenzione per una buona connessione verso il trono della grazia e insieme cerchiamo quella connessione con lo Spirito Santo, perché man mano che andiamo avanti, la parola prende corpo nella nostra vita, interiorizziamo quella parte che ci viene data con l'aiuto dello Spirito Santo e diventa nutrimento per il nostro spirito, perché la parola è spirito e vita. In questa combustione tra la parola e il soffio dello Spirito attiva la dinamite spirituale nella nostra vita, cresce la fede di Dio. Quella buona, quella che produce, quella sovrannaturale. E così vogliamo proseguire. Credo che abbiamo dei fratelli insieme con noi. Vediamo chi è già in linea, così cominciamo subito. Fratelli cari, pace a voi. Ci siete tutti, allora benedetto Dio. L'unione Amen, fa la pace. forza. Ci mettiamo insieme e cominciamo a lodare e benedire Dio. Abbiamo il primo, vogliamo cominciare con il fratello Marrocco che credo che ha degli impegni dopo. Mi senti, frate? Sì, ti sento benissimo, fratello Petrone, Grazie a Dio, contento per la distanza che c'è, ti senti meglio tu dal Canada che noi certe volte da qui vicino. di sentirti. Siete ben messi dall'altra parte, grazie al Signore. Bellissimo. Allora, fai una cosa, introduciti, portaci in preghiera davanti al Signore mentre noi preghiamo con te e mettiamo anche tutti quelli che sono insieme con noi. Frate e sorelle, dove ti trovi? Mettiamoci insieme, facciamo corpo unico e andiamo al Signore mentre il fratello Elio ci guida in preghiera davanti al trono della grazia di Dio. Fa Amen. quando che sei in chiesa, frate e sorelle, dove Amen. ti trovi? Amen. Pace a Alleluia. tutti, è sempre una gioia di trovarci insieme. Preghiamo. Padre, che grande gioia trovarci nella tua presenza. Siamo in diverse parti del mondo, ma tu sei in ogni luogo. E tu vuoi il nostro benessere e tu hai a cuore il nostro futuro. Signore, mettiamo ogni circostanza nelle tue mani. E ancora questo tempo di meditazione insieme di tutti questi cari. Signore, fa che la tua parola possa penetrare nei nostri cuori, fa che possiamo essere incoraggiati, fa che possiamo essere trasformati da essa parola, fa che possiamo ricevere ancora più fede, poiché vogliamo servirti tutti i giorni della nostra vita. Padre, in Cristo Gesù chiediamo queste grazie. Benedetto in eterno. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Vai avanti, passa in primo piano e Dio ti benedica, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Grazie, fratello Petrone. Sei sempre uno strumento di incoraggiamento e ti apprezziamo moltissimo. Oggi voglio trattare la forza del credere, ma poi il pastore Petrone mi ha chiesto di dare alcune osservazione ancora la differenza tra il Antico Testamento e il Nuovo Testamento e come i due si intrecciano. Perciò il messaggio che darò concluderà con il credere
nell'interpretazione giusta della parola di Dio. Iniziamo con questo passaggio di Prima Samuele, capitolo 17. Leggiamo che Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a motivo di costui, cioè del Filisteo. Il tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo. Saul disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel Filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo, l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Vediamo qui che Davide ha creduto in se stesso nel Signore, ha visto in se stesso quello che Dio aveva messo in lui. È bello che lui non era interessato nel vincere la battaglia per se stesso, ma perché Dio era stato svergognato e lui andò a combattere il gigante e, come sappiamo, vinse perché aveva fede, credeva nel Signore che lo aveva chiamato. In Atti 27 abbiamo la tempesta che si scagliò contro la nave dove c'era Paolo con gli altri prigionieri, e Paolo poté alzarsi e dire: perciò uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Vediamo qui di nuovo, vediamo la fede che Paolo ha avuto nel mezzo di una tempesta di 14 giorni. Tanti di noi saremmo morti dopo un giorno, eppure una grande fede che Paolo ha avuto. Cosa significa credere? Gesù disse al padre che aveva uno dei figli che era posseduto. Gesù gli disse: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò con lacrime: io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Credo che tutti abbiamo bisogno di più fede. Chissà quanto di più potremmo fare se potessimo sincronizzarci nel livello di fede che Dio ha per ciascuno di noi. Credere e fede vanno insieme. Credere è il verbo, fede è il nome, ma fede e credere è la stessa cosa. Molte volte ciò che si confessa non è la fede cristiana, ma una specie di filosofia della vita e della mondanità. Certi credono in una forza, o altri credono in uno spirito, o nella libertà, nell'economia, ma non tutti hanno ferma fede in Dio. Altri anche credono nella benignità dell'essere umano. Ma noi cosa crediamo? Qual è la base della nostra fede, del nostro credere? È strano che la gente sia interessata in ciò che credono i politici, i giocatori di sport, i movie stars. Dobbiamo ricordare che ciò che crediamo, qualunque cosa sia, celestiale o terrena, avrà un'influenza fondamentale sulla nostra vita. Ciò che credo, infine, determina la maniera nella quale svolgo e vivo la mia vita di ogni giorno. Se non si crede a niente, se alcuni dicono non esiste un creatore o un padre celeste,
non solo rimangono nel terribile vuoto del niente, ma disperatamente dovranno prendere il controllo della loro vita. Non sono, no, non credono nel Dio creatore che può guidarci, guardarci e avere un certo controllo delle nostre circostanze, ma se non si crede a questo, significa hanno la loro vita nelle loro mani. Dovranno essere loro il creatore, autocreatore, invece di un'autorità eterna dei comandamenti immutabili. Hanno un programma che hanno inventato loro stesse ideologie e leggi umane. Invece la persona che viene a conoscere Dio ha fiducia in Dio e sviluppa un nuovo atteggiamento riguardo la sua vita. La persona che crede in Dio mette tutta la sua fiducia nell'infallibile parola di Dio. Nel Vangelo di Matteo Gesù ha guarito due ciechi. La Bibbia dice, poi toccò i loro occhi e disse, secondo la tua fede, cioè ciò che credi ti sarà fatto. Questi ciechi hanno creduto che Gesù era potente a guarirli. Credevano che Gesù fosse il Messia. Cari, tutti noi che ascoltiamo oggi, ciò che crediamo, anche nel livello del subconscio, eventualmente diventerà realtà. Tanti dicono, ma come mai mi trovo dove sto adesso? Cosa mi ha portato ad essere dove sono? Quello che abbiamo creduto negli anni, nei mesi, nei giorni, ci ha portati dove siamo ora. E questo non è metafisica, ma realtà nel mondo spirituale di Dio. Il potere del credere funziona a trasformare ciò che crediamo nella realtà. Ecco perché Gesù ha detto, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quale verità? Gli insegnamenti di Gesù e della parola di Dio. Paolo ha detto che dobbiamo rinnovare la nostra mente, cioè dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Ma il nostro pensare cambia con le informazioni che mettiamo nella nostra mente. Ciò che veramente crediamo nella nostra mente, sia positivo o negativo, tipicamente diventa realtà. Per esempio, Neemia credeva con tutto il cuore che le mura di Gerusalemme potessero essere ricostruite. La città era in declino da 140 anni. La sua fede causò una ristorazione che si adempì in solo 52 giorni per completarla. Per decine e decine di anni nessuno aveva ricostruito le mura. Neemia lo fece in 52 giorni. Davide credeva che potesse vincere Goliath. Abramo credeva che poteva avere un figlio anche a 100 anni di età. Abramo ha creduto che Dio potesse far risuscitare Isacco dopo che Dio gli ha chiesto di sacrificarlo. L'apostolo Pietro credeva che potesse camminare sulle acque quando è uscito dalla barca. La domanda che dobbiamo porci noi, cosa crediamo riguardo le nostre circostanze? Cosa crediamo riguardo la nostra carriera? Cosa crediamo riguardo i nostri figli? Cosa crediamo riguardo il nostro futuro? Cosa crediamo riguardo il regno di Dio? Nel discernere con precisione ciò che crediamo, si crea un'opportunità di cambiare ciò che crediamo. Ciò che crediamo può essere una forza tremenda nella formazione del nostro futuro, mentre collaboriamo con Dio e mentre osserviamo la parola di Dio. Quattro domande che ci aiutano a confrontare ciò che crediamo.
è quello che noi crediamo scritturale o solo delle nostre idee? Stiamo noi apprendendo il giusto significato delle scritture? Credo io che Dio è buono e che Egli ha un buon piano per la mia vita? Come noi vediamo Dio, è ciò che crediamo riguardo il suo desiderio per noi, determina la maniera nella quale ci avviciniamo a Lui. Gesù disse: E quale è quell'uomo che fra voi che darà una pietra a suo figlio, che gli chiede il pane, o se chiede un pesce gli dia una serpe? Se dunque voi cattivi, come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Bellissimo questo, perché molte volte non ci aspettiamo tanto da Dio. Eppure Dio è un Padre meraviglioso. Se solo potessimo scoprire la grandezza e la bontà e come Dio vuole essere buono in verso di noi. Egli è un Padre perfetto e vuol donarci le cose buone. Crediamo noi nella Bibbia in modo da fare tutte le nostre decisioni basate su di essa? Qual è il manuale di vita che tu usi? Quando dipendiamo da una cartina geografica come guida, è buono se abbiamo piena fiducia in essa cartina geografica. Quando siamo persi per strada, l'unica nostra guida è credere non nei nostri istinti o sentimenti o emozioni, ma in quella cartina geografica che ci porterà sulla strada giusta. Nel mondo spirituale noi dobbiamo fare della Bibbia la nostra cartina geografica che ci guiderà nelle incertezze, nei tempi difficili della vita. Un credere assoluto in Dio ci causa di obbedirlo e di rigettare gli istinti naturali. Cosa crediamo noi riguardo la nostra salute? Generalmente parlando, si dice che la scienza medica conferma che dal 60 all'80% delle malattie sono psicosomatiche, cioè vengono dal modo in cui pensiamo. Esempio, pensieri negativi come la preoccupazione, la paura, causano uno stress che poi a lungo andare causeranno un danno al nostro fisico. Cari nel Signore, tutti che ascoltiamo, ciò che fermamente crediamo sarà stabilito nella nostra mente. E questo pensiero stabilito viene riferito nella Bibbia come una fortezza. Una fortezza può essere buona o cattiva secondo quello che stiamo pensando. Se secondo la parola di Dio è una buona fortezza. Una fortezza buona è il posto ben fortificato dalla fede. Una fortezza cattiva è un posto fortificato dai pensieri negativi distruttivi nelle nostre menti. Una fortezza è una convinzione che difendiamo e per cui lottiamo. Perciò vogliamo credere nella parola del Signore, nelle promesse del Signore, poiché ciò che crediamo influisce sul nostro potenziale. Tutti noi abbiamo un potenziale che Dio ci ha dato, ma non tutti arriveremo a mettere in pratica il potenziale che Dio ci ha dato. Perché non tutti stanno credendo fermamente su quello che Dio dice di noi. Ciò che crediamo influisce le nostre azioni, il nostro comportamento e diventa una forza per il nostro futuro. Ecco perché la Bibbia dice in Marco capitolo 9: tutto è possibile a colui che crede.
tutto è possibile. La Bibbia dice che tutto è possibile a Dio, ma poi dice anche tutto è possibile a colui che crede. Dio può fare qualsiasi cosa, ma noi dobbiamo collaborare con Dio e credere che quello che Lui dice di noi si avvererà, che quello che Lui ci ha promesso si avvererà, che le sue promesse che ci ha dato diventeranno delle azioni concrete nel nostro futuro. Gesù del continuo incoraggiava la gente a credere nella parola di Dio. Ricordiamo, ci sono cose negative che crediamo che hanno preso porto nel nostro interno. Per rimpiazzarle abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, della parola di Dio, dei dati e dei fatti rinforzativi. Davide disse a Saul: non venga meno il cuore del mio Signore, andrà il tuo servo a combattere contro quel filisteo. Davide aveva fiducia in Dio. La potenza di Dio è adeguata a qualunque bisogno che noi attraversiamo. Davide si basava su questa verità generale. E come abbiamo visto anche prima, l'Apostolo Paolo disse a tutti quegli uomini che erano impauriti: abbiate coraggio, fede in Dio, che avverrà come mi è stato detto. Ricordate che l'angelo del Signore apparve a Paolo, lo ha incoraggiato e ha detto: nessuno perirà. E Paolo ha messo fiducia nella parola del Signore. Dopo 14 giorni di tempesta con nessuna speranza, Paolo ha potuto incoraggiare tutti quelli che erano sulla nave con questa ferma convinzione di fede: io credo Dio, io credo nella sua parola. Crediamo noi alle 7.000 promesse che Dio ha fatto di noi? Non credendo, stiamo scegliendo automaticamente una vita di paura, di insicurtà e di fallimenti. Credere con tutto il cuore si dimostra con una vita determinata, compassionevole e coraggiosa. Dobbiamo credere che Dio risponderà alle nostre preghiere. Dobbiamo credere nella promessa che il Signore ci raggiungerà quando ci raduniamo nel suo nome. Dobbiamo credere nella sua promessa quando ci assicura della sua presenza di continuo, quando ubbidiamo alla grande confessione, commissione. Dobbiamo credere nella sua promessa che lo Spirito Santo ci darà forza quando verrà su noi. Dobbiamo credere nella sua promessa che un giorno dimoreremo con lui per tutta l'eternità. Dobbiamo credere alla sua promessa che se lo serviamo fedelmente, un giorno riceveremo un premio. Paolo diventa un apostolo gigante per Dio perché crede nell'onestà di Dio, nella fedeltà e nella fermezza di Dio. Questo credere di Paolo lo ha portato a fare grandi cose in pochissimi anni. Quando pensiamo che Paolo entrò nel ministero a circa 47 anni, dopo circa 13 anni di preparazione, e poi venne decapitato a 67 anni, perciò il ministero di Paolo era 20 anni. Ma ha iniziato tante chiese, ha scritto sotto l'unzione dello Spirito Santo circa 2/3 del Nuovo Testamento. Noi tutti dobbiamo pregare ogni giorno: Signore, aiutaci a avere una veduta giusta della tua parola. Ho alcuni minuti che voglio dire alcuni concetti sull'Antico Testamento e Nuovo Testamento. L'Antico Testamento pone il fondamento per gli insegnamenti e gli eventi che troviamo nel Nuovo Testamento. L'Antico e il Nuovo Testamento,
non si contrastano, ma sono uniti. Infatti, questo è quello che fa della Bibbia la parola di Dio, che c'è una piena unità dal primo libro all'ultimo libro della Bibbia. La Bibbia è una rivelazione progressiva. Se noi omettiamo la prima metà di qualsiasi libro e si legge solo la fine, sarà difficile comprendere i personaggi, la trama, la conclusione. Nello stesso modo, il Nuovo Testamento si comprende completamente solo quando è visto come l'adempimento degli eventi, dei personaggi, delle leggi, del sistema di sacrifici, dei patti e delle promesse dell'Antico Testamento. Se avessimo solo il Nuovo Testamento, leggeremmo i Vangeli senza sapere perché i giudei aspettavano il Messia o altri concetti non sarebbero facili a comprendere senza del vecchio Antico Testamento. Senza l'Antico Testamento non comprenderemo perché questo Messia stava venendo. Infatti, Isaia 53 è come se il profeta stesse vedendo un filmato del patire e della crocifissione di Gesù il Cristo. Non ho tempo di leggere Isaia 53, ma è bellissimo, incoraggiante, è di sprono, perché vediamo il Cristo in questo capitolo 700 anni prima che lui venisse e si è avverato alla virgola tutto questo capitolo 53. Quando avete del tempo voi, leggetelo attentamente. Senza dell'Antico Testamento non saremo in grado di identificare Gesù di Nazareth come il Messia. Possiamo identificare che Gesù è il Messia perché abbiamo dei dettagli su lui. Per esempio, abbiamo i dettagli dove nacque, in Michea. Di nuovo Michea, capitolo 5, versetto 2. Abbiamo le circostanze della morte di Gesù nel Salmo 22. Leggete il Salmo 22, bellissimo salmo. Ci sono lì le parole famose di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed altri bei versetti che sono stati adempiuti da Gesù. Abbiamo nel Salmo 16 la resurrezione di Gesù, che ci parla già lì della resurrezione di Gesù. Senza l'Antico Testamento non comprenderemo le usanze giudaiche che sono menzionate nel Nuovo Testamento. Non comprenderemo perché Gesù si adirò nel ripulire il cortile del Tempio. Non comprenderemo il fatto che possiamo usare la stessa saggezza di Cristo nel rispondere a molti dei suoi avversari. I Vangeli, gli Atti degli Apostoli nel Nuovo Testamento riportano molti adempimenti delle profezie che erano state scritte centinaia di anni prima nell'Antico Testamento. Perciò questi dettagli affermano e danno valore alle affermazioni di Gesù, degli apostoli nel Nuovo Testamento. Tutto lo scritto del Vecchio Testamento si complementa nel Nuovo Testamento. E poi il principio importante: dobbiamo imparare a vedere Gesù il Messia in ogni libro della Bibbia. Gesù si trova già nella Genesi, nell'Esodo, nei Deuteronomi, nei Leviti. Gesù si trova in ogni libro dell'Antico Testamento, se guardiamo con attenzione. Il libro degli Ebrei descrive il modo in cui Gesù, il vero sommo sacerdote, e il modo in cui il suo unico sacrificio sostituisce tutti i sacrifici precedenti di cui erano solo figure. L'Antico Testamento dà la legge, i comandamenti e anche gli insegnamenti su come metterli in pratica. Il Nuovo Testamento chiarisce
che Dio ha dato questi comandamenti per dimostrare agli uomini che avevano bisogno di essere salvati. Non erano mai intesi come un veicolo per la salvezza. Alcuni si pensano, devo osservare i 10 comandamenti per essere salvato. Senza di Cristo non potremmo mai osservare i 10 comandamenti. E anche con Cristo abbiamo bisogno della sua grazia ogni giorno perché ci aiuti. La salvezza non viene perché siamo a mettere in pratica i 10 comandamenti. La salvezza viene perché Cristo ci ha salvati. La legge, dice Paolo, ci indirizza a Cristo. Perciò questi concetti chiariscono molto chiaro l'importanza dell'Antico Testamento e come si complementa col Nuovo Testamento. Credo che il mio tempo è finito. Fratello Petrone. Se hai qualche altra cosa, altri 5 minuti li puoi prendere perché hai 30 minuti, siamo 4, 30 minuti ti vanno bene. Confezionali al meglio. No, se hai qualche domanda che posso rispondere, ho completato quello che avevo da dire. Ebbene, sono Cioè, le chiese. posso dire chissà quanto sull'Antico e il Nuovo Testamento, ma ho solo voluto riassumere alcuni concetti importanti. Sì, no, è meglio che ne parli, allargare un poco di più su alcuni punti perché qualcuno fa fatica nel vedere alcune cose e non sa se deve metterle in pratica o meno. È vero pure che il tutto è stato concluso nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, le cose superiori che dovevano essere considerate necessarie. Ok, l'Antico Testamento pone il fondamento, la base e prepara Israele per la venuta del Messia che si è sacrificato per i peccati di tutto il mondo. Non dobbiamo guardare i dettagli nell'Antico Testamento. Ci sono tanti dettagli che a volte il mondo ateo dice, ma guarda che cose brutte sono scritte nella Bibbia. Ma Dio ci ha lasciato la storia del popolo di Israele, la storia degli Assiri, la storia degli Egiziani. Dio ha voluto includere tutto questo, ma dobbiamo seguire la storia del Messia in tutti i libri dell'Antico Testamento. Cioè, quella è la parte importante che dobbiamo vedere. Il Nuovo Testamento rende nota la vita di Gesù e poi guarda indietro a quanto egli ha fatto e come dobbiamo rispondere al dono della vita eterna, vivendo la nostra vita in gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Cristo ci ha salvati e poi noi ci mettiamo all'opera perché siamo stati salvati da Cristo. Molti intellettuali atei dicono che Dio dell'Antico Testamento è diverso dal Dio del Nuovo Testamento, ma si sbagliano tantissimo, perché tutti e due i testamenti rivelano lo stesso Dio, un Dio santo, misericordioso, giusto, che condanna il peccato, ma che desidera avvicinarsi attraverso il sacrificio espiatorio di Cristo ad una razza umana caduta nel peccato. Negli anni che ho studiato all'università, tanti dicevano che il Vecchio Testamento è diverso dal Nuovo Testamento perché nel Vecchio Testamento c'è un Dio crudele, ma questi non hanno letto l'Antico Testamento perché quando leggono l'Antico Testamento vediamo un Dio che è stramisericordioso. Quanta bontà ha avuto su Israele, quanti anni li ha sopportati prima di punirli. Perciò Dio è un Dio misericordioso uguale nell'Antico e Nuovo Testamento.
In tutti e due i testamenti Dio rivela come venire a Lui attraverso Gesù Cristo. In tutti e due i testamenti troviamo tutto ciò che occorre per la vita giusta ora e la vita eterna in futuro. Non dimentichiamo che quello che crediamo oggi forma i nostri pensieri, che formeranno le nostre emozioni, i sentimenti, che formeranno le nostre azioni. Perciò, se noi crediamo in un Dio che è crudele, in un Dio che è sempre pronto a punirci, stiamo credendo un Dio sbagliato. Gesù è venuto a mostrarci che Dio è misericordioso. Quando Gesù ha detto alla donna adultera: "Io non ti condanno, va e non peccare più". Tanti di noi oggi l'avremmo condannata quella donna, perché tante volte abbiamo un concetto sbagliato di Dio. Tante volte facciamo pensare a Dio come pensiamo noi, ma Dio è al di là dei nostri pensieri, al di là. Non arriveremo mai a comprendere tutta la grandezza, la bontà, la misericordia, l'amore di Dio. E perciò è importante stare attenti a non formare un credere sbagliato, perché a volte leggiamo dei passi della Bibbia e li interpretiamo a modo nostro, invece di lasciare che la Bibbia si interpreta da se stessa. E la Bibbia si interpreta quando conosciamo i concetti e le osservazioni e gli insegnamenti come Dio ce li sta dando. Quali sono gli intenti di Dio quando ha scritto delle cose nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento? Dobbiamo cercare di metterci nei panni di Dio quando leggiamo la sua parola, non nei nostri panni, perché lo sbaglio più grande che facciamo, ci mettiamo nei nostri panni, che poi questo cade nella mitologia greca. Infatti loro creavano i dei secondo quello che pensavano. Loro dicevano: "Se io fossi Dio, questo è quello che farei. Se io fossi Dio, questo è come agirei io". E perciò hanno formato dei dei secondo le loro idee, filosofie. E credo che nel mondo cristiano a volte sbagliamo anche noi, perché ci formiamo un'idea di Dio che non è la vera idea, l'idea di Dio che viene portata nell'Antico e Nuovo Testamento. E Dio ci benedica. Grazie, fratello Petrone. Ti ringrazio, ti ringraziamo perché questo ci aiuta e il Signore ci ha messo nel cuore attraverso questo canale proprio per dare una formazione biblica secondo la guida dello Spirito Santo. Infatti, noi abbiamo 24 ore al giorno solo insegnamenti che vengono dalla parola di Dio per una riforma della nostra mente e del nostro modo di pensare. Tutti questi pezzettini che vengono dati da decine e decine e decine di fratelli che ogni giorno collaborano servono proprio per farci comprendere il pensiero di Dio così genuino come viene dalla parola con l'aiuto e la guida dell'autore, lo Spirito Santo, che ogni volta ci mettiamo mettendo i nostri occhiali di religiosità. E secondo la nostra religione, il nostro modo di interpretare, e ci prendiamo gli occhiali dello Spirito Santo che ci guida di volta in volta per dire quello che ci vuole dire mentre lo leggiamo. Ecco, questo è. Bellissimo, bellissima analogia, fratello Petrone. Ebbene, ti Bellissima analogia. ringraziamo. Allora, Dio piacendo, ci rivediamo alla prossima e Dio ti benedica e grazie. Pace a te. Grazie tantissimo, Buon viaggio fratello per tornare a casa. Petrone. Grazie
Ancora un saluto a tutti gli altri. Dio vi benedica nella vostra esposizione biblica. Pace, Amen, amen. pace, Grazie al pace. Signore. Pace, pace. Ed ora abbiamo ancora il fratello Ottavio e il fratello Aldemir. Se c'è qualcuno di voi, me li passi in primo piano, così vediamo. Fratelli, avete qualcosa da fare? Uno di voi è impegnato, vi diamo la precedenza. Non so. Dimmi tu, per me è indifferente. Va Il bene, mio allora appuntamento vai era alle avanti 20, tu, però va bene. lasciamo il fratello Aldemir per dopo. Va bene, fratello Aldemir, non ti offendere, facciamo. Pace. No, tranquillo, io mi Va sto bene, alimentando. ci deve essere sempre un primo. Vai avanti, fratello Ottavio, tranquillo. Se vuoi pregare il Signore perché così manteniamo quel calore spirituale che è molto necessario perché quell'infusione della preghiera ci aiuta a non aridire le cose che vengono dette, perché se no diventiamo teorici e non va bene. Amen. Sicuramente il fratello è contento perché gli ultimi saranno i primi, perciò lui che sarà ultimo sarà primo nel cielo. Amen. Alleluia. Signore, ti ringraziamo ancora per questa sera che ci dai la meravigliosa opportunità di predicare la tua parola, Signore. La tua parola è quella lampada ai nostri piedi, Signore, che illumina il nostro cammino, Signore, e che dà sapienza e intelligenza, Signore, a tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo, Signore. Noi vogliamo, Signore, che questa Trinità, Signore, che tu hai messo nelle nostre vite, Signore, possano godere, Signore, della pienezza, Signore, della tua parola, Signore, della tua presenza, Signore, della comunione, Signore, della fratellanza, Signore. Noi vogliamo benedire ogni fratello, ogni sorella, ma soprattutto ogni persona nuova, Signore, che in questa sera, Signore, ha la tua parola, che tu possa, Signore, bussare al loro cuore, il loro cuore aprirsi, Signore, per riceverti come personale salvatore, Signore. Questo è lo scopo, Signore, soprattutto di questo programma, Signore, di questa TV, Signore, per poter annunziare il tuo Evangelo a quanti non ti conoscono, ma anche, Signore, poter aiutare a quanti ti conoscono per poter apprendere ancora di più, Signore, della grandezza del tuo amore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, amen. Alleluia. Allora, stasera io vi voglio parlare di quando l'uomo parla, Dio ascolta. Non so quanti credono in questo, ma mi è piaciuto molto il pastore Elio Marocco che ha parlato cosa crede. Sicuramente rimarrà nella nostra mente questa frase che lui ha detto diverse volte, cosa crediamo. In tutto il Logos che lui ha presentato, il rema per qualcuno sicuramente è questo, cosa crediamo. Io spero che il rema che possa rimanere del Logos che io vi presenterò, della parola di Dio, possa essere cosa diciamo, cosa crediamo o cosa diciamo. Io leggo dall'ultimo libro dell'Antico Testamento, nel libro di Malachia, capitolo 3, dal versetto 16. Leggo così: allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'un l'altro. L'Eterno è stato attento e ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio è colui che non lo serve. Vediamo in questa breve scrittura che qui il profeta Malachia, 430 anni prima della venuta di Cristo, guidato dallo Spirito Santo, incoraggia il popolo a parlare l'un l'altro, cioè quelli che temono l'Eterno, ma anche quelli che non temono l'Eterno vengono ascoltati dal Signore, perché sapete, il vero parlare nasce dall'amore. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, lui li ha creati e con loro dialogava, parlava, scendeva nel giardino e parlava con loro.
queste sue due creature che le aveva fatte a sua immagine e a sua somiglianza, l'immagine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi il parlare che determina amore deve tenere conto anche della capacità ricettiva di colui che ascolta. E quindi è molto importante l'ascolto, perché l'ascolto ci fa comprendere anche quello che l'altra persona ci sta comunicando. E quando noi ascoltiamo una parola di Dio è come se Dio stesse parlando a noi. Io stasera sto parlando della parola di Dio. È come che in questo momento non sia io, ma è Dio che vuole parlare e rivelarti la sua parola nel tuo cuore. Ed è molto importante, perché non solamente Dio ascolta quello che noi diciamo fra di noi, ma anche quello che noi predichiamo della sua parola. Sapete, è importante il parlare. Come ho detto, il parlare, il vero parlare nasce dall'amore. E se non c'è un vero parlare fra marito e moglie, fra amici, fra fratelli in Cristo, fra persone che si vogliono, che si stimano, che si vogliono bene, automaticamente, quando non c'è questo vero parlare, nascono delle problematiche, nascono dei problemi abbastanza grossi. Tanti divorzi nascono da una relazione di uomo e donna, di marito e moglie che non dialogano. E così tante altre situazioni. Le amicizie finiscono quando non c'è un vero parlare, quando non c'è un dialogo veritiero. Ora Gesù dice che lui è la verità, e quindi quando lui parla nella sua parola, la parola si è fatta carne, quindi tutta la Bibbia, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento è Gesù, è la parola di Dio, è Gesù che si è fatto carne, e quindi noi vogliamo veramente vivere questa realtà. È stato presentato questo aspetto molto bello dell'Antico e del Nuovo Testamento. Io vi voglio portare un po' nell'Antico Testamento nel parlare e un po' nel Nuovo Testamento nel parlare. In Ezechiele, capitolo 37, sicuramente per i credenti, dei versi molto conosciuti, che leggerò dal versetto 1 in avanti, e leggo così: dice, la mano dell'Eterno fu sopra me, mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse, tutti intorno, ed ecco erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco erano molto secche. Mi disse, figliol d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi, o Signore, o Eterno, tu lo sai. Mi disse ancora, profetizza a queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi la carne, vi coprirò di pelle e metterò in voi lo spirito e vivrete. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Così profetizzai come mi era stato comandato. Mentre profetizzavo, ci fu un rumore ed ecco uno scuotimento. Quindi le ossa si accostarono l'una all'altra mentre guardavo. Ecco crescere su di essi i tendini e la carne, che la pelle ricoprì, ma non c'era in loro lo spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di' allo spirito: così dice il Signore l'Eterno, spirito, vieni dai quattro venti e soffio su questi uccisi, perché vivono. Così profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Poi mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele, ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, le nostre speranze è svanita e noi siamo perduti. Fin qui la lettura della parola di Dio. Vediamo che qui lo Spirito Santo parla a Ezechiele e lo porta in una valle piena di ossa secche. E cosa dice lo Spirito? Lo Spirito dice, profetizza, cioè parla a queste ossa secche. Queste ossa secche rappresentavano il popolo di Israele che era nel peccato. Ecco, ricollegandomi al pastore Elio, che tanti dicono che l'Iddio dell'Antico Testamento, l'alta e bassa critica, questi
studiosi che cercano di smentire la parola di Dio, che dicono che l'Iddio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo, è un Dio che portava morte ed altro, ecco che qui Dio aveva sopportato il peccato di questo popolo e erano diventate delle ossa secche, ma ecco che lui dice, parla, profetizza, rivela che io sono Dio e che metterò una nuova carne, dei tendini nuovi, lo spirito nuovo, ed ecco che questo è avvenuto. Quindi il nostro parlare viene ascoltato da Dio e viene ascoltato anche da coloro che peccano, che vivono nel peccato, o coloro che pensano di essere giusti, ma ecco che la parola di Dio illustra veramente la nostra vita che ha bisogno di essere ridimensionata, se così posso dire. Vado al Nuovo Testamento, sempre dove si parla di peccato, e vado nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni, dove, capitolo 1, dal versetto 8, dove dice: Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la nostra parola, vedete la parola, non è in noi. Figlioletti miei, vi ho scritto queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, egli è l'espiazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Cari nel Signore, quando noi parliamo, dobbiamo veramente chiedere sapienza e intelligenza a Dio in ogni momento della nostra vita. Quando io la mattina mi sveglio, prima di uscire di casa o stando a casa con mia moglie, con mio figlio, con i miei figli, quando ci incontriamo, io quattro già sono sposati, uno ce l'ho ancora in casa, chiedo sempre, Signore, dammi sapienza nel parlare, nel dire le cose affinché il mio parlare sia condito, come diciamo noi, condito con sale e possa portare un beneficio, perché tutto quello che noi diciamo dalla nostra giovinezza alla nostra vecchiaia viene scritto in un libro. Qualcuno dirà: ma che sta dicendo il pastore Ottavio in questa sera? Cosa crediamo? E Pietro ha creduto di camminare sulle acque, scese dalla barca e camminò sulle acque. Cosa noi crediamo? È importante cosa noi crediamo, ma è importante anche cosa noi diciamo, cari fratelli, nel Signore, cari amici che ascoltate. E quindi vi voglio portare anche qui nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 20, l'ultimo libro. Ho iniziato un po' con la Genesi, quando ho parlato di Adamo ed Eva. Dio creò Adamo ed Eva, queste due creature, e incominciò a parlare con loro, dialogava con loro. E quando loro peccarono, si nascosero, non volevano più parlare con Dio, si nascosero perché si sono visti nudi. E tante volte noi stessi ci vediamo nudi secondo la condotta della nostra vita terrena, ma abbiamo un Dio amorevole, abbiamo un Dio grande che è pronto sempre a perdonarci, che ha donato il suo unigenito figliuolo Cristo Gesù per essere un avvocato per noi, per essere un intercessore per noi. Lui dice la Bibbia che è alla destra di Dio Padre e intercede per noi giorno e notte. Cosa noi crediamo? Mi è piaciuto tantissimo il messaggio del pastore Elio. Cosa noi crediamo? È importante cosa noi diciamo. Perché io posso credere, ma dire un'altra cosa. E noi vediamo che quando il cieco nato incominciò a gridare al Signore, e Gesù disse: Cosa vuoi che io ti faccia? Pensate che Gesù non sapeva cosa lui stava chiedendo? Signore, che io recuperi la vista, sia di fatto secondo la tua fede. E quel cieco ha creduto alla parola del Signore Gesù, che avrebbe recuperato la vista, e recuperò la vista. Guardate cosa dice qui il
nell'Apocalisse, scusate, nell'Apocalisse capitolo 20, dove dal versetto 11 al 12, dove dice: poi vide un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, ascoltate, vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio. E i libri furono aperti, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ripeto, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Sapete che noi saremo giudicati secondo quello che noi diciamo. Quando il nemico, il diavolo, ci accuserà davanti a Dio, dinanzi al tribunale di Dio, lui prenderà le parole che noi abbiamo detto. Dico questo perché, sapete, mi ha colpito, non sono parole mie, ma sicuramente è della parola di Dio, ma non sono parole mie perché noi abbiamo fatto un ritiro spirituale per le famiglie in questo periodo di agosto, proprio la settimana del Ferragosto, dove ho dato la possibilità alle famiglie che erano lì presenti di portare un incoraggiamento marito e moglie la mattina e la sera. La mattina e la sera io ho dato l'apertura, io e mia moglie, e poi la conclusione, sempre io e mia moglie abbiamo concluso. E ho dato la possibilità a queste, e uno di questi giovani, sposato insieme con sua moglie, proprio mi ha fatto riflettere su quello che lui ha detto. Ha detto: sapete che noi, quando saremo giudicati secondo il nostro parlare. Il diavolo ci accuserà non delle cose che magari noi abbiamo fatto, e sicuramente, ma di quello che noi abbiamo detto. E difatti, qui la Bibbia, vedete, ce lo dice. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, non nel libro della vita, non nel libro della vita, nei libri. Ognuno di noi ha un libro. Io dico sempre, nei funerali, quando un nostro fratello, una nostra sorella, quando una persona chiude gli occhi e lascia questa vita terrena, dico sempre: oggi si è chiuso il libro o il quaderno della vita di questo uomo, di questa donna, che solamente tante cose solamente lui conosce, lui è Dio. Ci sono delle cose che neppure la moglie, neppure il marito, neppure i figli, neppure i genitori sanno di quell'esperienza personale che ha fatto da giovane, che non ha mai raccontato a papà e mamma, che ha fatto da giovane e non ha raccontato mai alla moglie o al marito o ai figli. Ci sono delle esperienze che conosciamo solamente noi, ma li conosce anche Dio. Non solamente li conosciamo noi, ma Dio. Quindi l'unico che conosce tutto il nostro parlare, tutta la nostra vita, è il Signore. E noi questa sera veramente vogliamo dire cosa noi diciamo, come noi parliamo, cari. È molto importante, perché secondo quello che noi diciamo, quello che noi parliamo, ecco che domani saremo giudicati. E io veramente voglio incoraggiarvi, soprattutto ai coniugi, perché vedo che con questo fatto della pandemia ed altro, tanti problemi coniugali, tanti problemi veramente di coppia, di famiglia, di genitori e figli che stanno ricorrendo tutti quanti ai psicologi, ai psichiatri, perché non riescono più a mantenere quel ritmo, quel contatto familiare. Invece di rifugiarci nella parola di Dio, ci rifugiamo, tutto per carità, non sono contro alla scienza medica, cercare di comprendermi, però prima di ricorrere alla scienza medica, ricorriamo alla parola di Dio, ricorriamo ai ministri del Signore. Prima di giungere a un divorzio, chiedi al pastore, chiedi veramente alla Chiesa di aiutarti, chiedi le preghiere affinché nel nostro parlare, la nostra preghiera, quando noi preghiamo stiamo parlando a Dio, stiamo presentando quelle richieste di preghiere a Dio e stiamo dicendo: Signore, ti prego per questa coppia, ti prego per questo uomo, per questa malattia che possa lasciare, e così via. Noi stiamo parlando, profetizza queste ossa, disse lo Spirito a Dio,
a Ezechiele. Ezechiele profetizzò, parlò. E quando noi parliamo, Dio ci ascolta, cari, e dice qui la parola che Dio ha ascoltato. Allora quelli che temevano l'Eterno sono parlati l'un l'altro. L'Eterno è stato attento. Dio è attento nel tuo parlare. Perciò stiamo attenti a quello che noi diciamo, come parliamo, come rispondiamo a nostra moglie, al nostro marito, ai nostri figli, ai fratelli, al pastore, eccetera, 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 eccetera. Dice, è stato attento ed ascoltato. Io ho un libro di ricordo, ritorniamo all'Apocalisse, quel libro non della vita, ma il libro di ricordo della mia vita e della tua vita, amico, okay, amico, amica che mi stai ascoltando, che ci stai ascoltando, fratello, sorella, che ci stai ascoltando. È stato attento, un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Che bello quando da questa fonte, che è il nostro parlare, la nostra bocca, possa uscire acqua dolce. Può uscire dalla stessa fonte acqua dolce e acqua amara? Purtroppo sì, e purtroppo sì. Purtroppo da quando Adamo ed Eva peccarono, hanno permesso a questa fonte, che è la nostra bocca, di far uscire anche acqua amara, acqua avvelenata. E questo fa male perché portiamo ferite, odiamo ferite nel cuore di altre persone che magari non meriterebbero quello, ma il nostro parlare tante volte è così veloce. Dice la parola di Dio che chi è saggio, che sa tenere a freno la propria lingua, e chi sa tenere a freno la propria lingua è un uomo e una donna saggia. E quindi noi vogliamo essere saggi in tutto questo. E poi continua. Quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome, essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e questo tesoro è giunto a noi, è Cristo Gesù, e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Che bello quando veramente noi serviamo Dio nel nostro parlare. Quando noi siamo uomini e donne che mettono pace, perché, come ho detto, il vero parlare nasce dall'amore. Se non c'è amore nel nostro cuore verso la persona con cui stiamo parlando, meglio tacere, perché una parola può essere come una pallottola, può essere come una dinamite, può essere come veramente un'arma micidiale, un'arma bianca che possa essere una sciabola, un pugnale, un coltello o un'arma da fuoco, che può essere una pistola, un fucile, un cannone e così via dicendo. Io sono ex maresciallo, quindi bene o male capisco quello che dico. Come vedete alle mie spalle ci sono diversi fregi ed altro che ho avuto sotto la vita militare. Ed ecco che è molto importante: il nostro parlare può determinare vita, come può stabilire morte, e io voglio stabilire vita, cari, nei vostri cuori. Quindi, come diceva il pastore Elio, cosa crediamo? E credo che questo sia è stato il rema per diversi che abbiamo ascoltato la predicazione fra l'Antico e il Nuovo Testamento. E spero che il rema nella tua vita in questa sera possa essere cosa diciamo o come parliamo, che Dio possa benedirci grandemente. Dio ci benedica. Grazie, Pastore Petrone. Grazie, Io ho grazie a concluso. te, Dio ti benedica, grazie per la bella esposizione di quelle che sono le condizioni pratiche che abbiamo bisogno. Ed è bello anche sapere questo fatto perché ci sono il libro di chi va all'inferno, il libro della vita e c'è davanti il libro delle memorie. Non dobbiamo dimenticare queste cose perché sono importanti. E allora abbiamo il fratello Aldemir. Fratello Aldemir, ci sei ancora? Eccolo Gloria a qua. Dio, Grazie sono qui, pastori, pace. al Signore. Vai avanti tranquillo, lasciati guidare dallo Spirito Santo quello che ti mette nel cuore. Alleluia.
Gloria a Dio. Santa pace a tutti i nostri fratelli, ai telespettatori. Che il Signore possa benedire, bellissimo culto che stiamo realizzando insieme a tutti i pastori, belle parole che ci preparano per la venuta di Cristo. E oggi voglio parlare su questo. Oggi voglio parlare di una storia, voglio riflettere con voi di una storia di matrimonio tra Isacco e Rebecca. E questa storia si trova là in Genesi, nel capitolo 24. Voglio leggere alcuni versetti e poi voglio fare una riflessione con voi, perché il mio parlare oggi è per i credenti, per i non credenti, per coloro che hanno speranza nella venuta di Cristo e che per coloro che non credono, perché questo evento sta presto per accadere, per manifestarsi sulla terra. Beato saranno coloro che sono preparati, alleluia, per entrare nel regno del cielo. E oggi voglio rivolgere questa parola principalmente a coloro che ancora non hanno fatto un'esperienza della nuova nascita, perché tu possa fare molta attenzione. La nostra regola di fede è la parola di Dio. Noi crediamo di Genesi, Apocalisse, tutto ciò che il Signore ci ha lasciato. L'Antico Testamento nascondeva il Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento oggi rivela l'Antico. E questo è questa rivelazione che abbiamo della venuta di Cristo, alleluia, nell'Antico Testamento fu rivelata anche, alleluia, nel Nuovo. Gesù Cristo sta presto per venire, per rapire la sua Chiesa. E noi dobbiamo essere preoccupati. Quando i pastori dicevano cosa crediamo, cosa diciamo. È tanto importante, fratelli, che la nostra fede non sia posta in un educatore spirituale, o molto meno in una religione, in quattro mura, in una targa di Chiesa, ma che la nostra fede sia posta in Cristo Gesù, che è l'autore e compitore della nostra fede. Leggiamo Genesi, capitolo 24, che dice così, capitolo 24, versetto 1, per la gloria del Signore, che dice: Abramo era ormai vecchio e di età avanzata, e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. E Abramo disse al suo servo più anziano di casa sua, che aveva il governo su tutti i suoi beni: De, metti la tua mano sotto la mia coccia, e io ti farò giurare per l'Eterno, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per moglie al mio figlio alcuna delle figlie dei Cananei, in mezzo ai quali io dimoro, ma andrai al mio paese e al mio parentado a prendere una moglie per il mio figlio, per Isacco. Gloria a Dio. Che cosa bellissima è questo testo sagrado, perché questa storia, fratelli, del matrimonio di Isacco e Rebecca è una figura dello scopo dell'Eterno, è una figura dell'enosi, dell'agnello di Gesù Cristo e la sua sposa, cioè la Chiesa. In questo brano biblico noi troviamo quattro personaggi. Qui ci rivela quattro persone che sono la tipologia del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e della Chiesa. Abramo, in questo capitolo, in questo brano biblico di Genesi, rappresenta il Padre. Isacco rappresenta il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Eliezer, che era il mordomo, era quello che prendeva cura dei beni di Abramo, rappresenta lo Spirito Santo. E Rebecca, da quale Isacco più tardi sposò, rappresenta la Chiesa. Sia molto ben chiaro che Abramo non è Dio, Isacco non è Jesus Cristo, nem Eliezer è lo Spirito Santo e nem Rebecca não é la Chiesa. Stiamo parlando di una tipologia, erano tutte persone reali che vissero
in un tempo specifico, eppur essendo persone fragili, normali come noi, erano dei peccatori, erano delle persone limitate, ma avevano una cosa bella, che erano servitori del Signore. Sono tipologie che rappresentano, alleluia, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e la Chiesa per confermare ciò che sta per accadere, alleluia, che è imminente, che è la volta di Cristo, che è, alleluia, il matrimonio, le nozze dell'agnello. E dobbiamo essere preparati. Abramo prende la decisione di sposare il suo figlio Isacco e chiede al suo servo, che aveva il nome di Eliezer, che rappresenta lo Spirito Santo, lui lo raccomanda di andare nel suo parentado e prendere per lui una moglie per il suo figlio Isacco. Ma prima di entrare in questi dettagli, mi ricordo un passaggio biblico che dice in Romani, nel capitolo 8, del versetto 28 al versetto 30, che dice: sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio, per coloro che sono chiamati secondo il suo proposito. Dio continua a chiamare ognuno di noi, è della fondazione del mondo. La Bibbia dice nel versetto 29: infatti, quello che aveva conosciuto in precedenza li ha anche predestinato ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché fossero il primogenito tra molti fratelli. Il verso 30 dice: e quello che ha predestinati li ha anche chiamati e ci ha chiamato li ha anche giustificato, e quello che ha giustificato, quello che ha anche glorificato. Cosa bella è la chiamata di Dio, cosa bella è il preparo di Dio a ciascuno di noi. Secondo il volere di Dio, Dio continua a chiamare, Dio continua a predestinare ognuno di noi, ognuno coloro che danno ascolto alla voce dello Spirito Santo, perché Dio ha un scopo eterno, cioè un scopo che esiste molto prima della creazione del mondo ed esisterà per tutta l'eternità, oltre l'estinzione di questo mondo. Noi sappiamo che Dio ha un scopo, e il suo scopo è quello di avere una famiglia di tanti figli, gloria a Dio, come Gesù, pela gloria del suo nome. Noi siamo stati creati per essere la lode del nome del Signore. Tutto inizia e finisce in Dio, finisce nella sua volontà. Se siamo qui, fratelli, non siamo frutto del caso. È perché Dio vuole che io e voi facciamo parte di questa famiglia. Dio, Ele è il centro di tutte le cose. Le scritture in Romani, nel capitolo 11, verso 36, dice proprio così: perché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Quindi qua parla della nostra esistenza, perché se oggi, alleluia, Dio ci permette di avere questa vita sulla terra, è perché la nostra esistenza è nello scopo di Dio, è nel desiderio di Dio che veniamo a fare parte di questa famiglia. E Lui possiede il mezzo per farti diventare parte integrale di questa famiglia. E quale mezzo? Quel sangue di Gesù Cristo versato nel Calvario, quel sangue che purifica ogni uomo, ogni donna, ogni anziano, ogni persona dai suoi peccati e ti unisci a Lui. Non solo, alleluia, vuole che il suo figlio si sposi. Signore, non vuole solo che il suo figlio si sposi, ma ha già deciso a chi sposerà. E io voglio farti questa domanda: vuoi essere la sposa di Cristo? Cristo ha deciso chi il figlio deve sposare. Abramo aveva deciso quale per lui doveva essere la moglie, quale della donna che doveva essere moglie per il suo figlio Isacco. E
Chiese a Eliezer, figura dello Spirito Santo, di riportare una donna del suo parentato. Oh meu Deus! Não sono tutti che potranno sposare il Signore, ma quello che riceveranno la sua parola, quello che saranno lavato per mezzo del suo sangue, lavato delle sue ingiustizie, dei suoi peccati. Sono quello che potranno partecipare delle nozze dell'agnello. Saranno chi ha la stessa natura del figlio, la natura di santità, natura di obbedienza. Saranno quelli che guardano verso il cielo, perché la famiglia, alleluia, in cui Dio desidera, deve essere simile al suo figlio Gesù. In Genesi, nel capitolo 24, dal verso 2 al verso 8, gloria a Dio, vediamo che Abramo manda il suo servo, abbiamo letto, a prendere una sposa Isacco tra i suoi parenti. Questa sposa non poteva venire da gente strana. La raccomandazione che il Signore aveva fatto a Abramo, aveva fatto al suo servo, era, alleluia, avere molta cautela, essere prudenti e non precipitoso, alleluia, em scegliere una moglie per il suo figlio. Era una grande responsabilità. Oggi lo Spirito di Dio, che viene rappresentato nella figura di Eliezer, sta scegliendo con molta cautela, con molta tensione, nei quattro angoli della terra, quelli che dovranno essere la sposa dell'agnello. Fare parte di questo matrimonio. Gli occhi di Dio scrutano la terra. Io ringrazio Dio perché faccio parte di questa elezione, di coloro che parteciperanno delle nozze dell'agnello, una nozze simbolica, ma reale, una nozze imminente, che sta per accadere. E gloria a Dio, perché la Chiesa viene considerata, il corpo di Cristo viene considerata come la sposa. Rebeca rappresenta questa sposa. Dio ha tutto sotto il controllo e non rinuncia al governo dei cieli, neanche quello della terra. Non rinuncia, alleluia, il governo della nostra vita e nemmeno della sua Chiesa. Gloria a Dio, Dio è nel controllo di ogni cosa. Dio sta cercando di preparare uomini e donne che possono essere fedeli a Lui e che possono essere considerati come la sposa di Cristo, cioè la Chiesa. Il tempo, alleluia, Dio sta dando a tutta l'umanità, a me e a voi, di fare parte di questa sposa, cioè la Chiesa. Prima, alleluia, che Eliezer, lo Spirito Santo, venga rapire la sua Chiesa per far incontrarsi con il Signore. A volte vogliamo suggerire qualcosa a Dio, abbiamo molte buone idee, pensiamo di dare un aiuto a Lui, modificare, aggiungere, togliere qualcosa che riteniamo più appropriato alla situazione corrente. Ma Dio, che cosa ti dice? Attenti, perché non saranno le nostre ragioni, i nostri pensieri, che ti faranno essere un cittadino del cielo. Dobbiamo agire secondo la volontà di Dio, espressa nella sua parola. Per questo è opportuno, fratelli, cercare sempre la guida del Signore nella preghiera e nel consiglio di coloro che già sono parte integrante di questa chiesa, una chiesa militante, alleluia, che raggiungerà anche la chiesa trionfante, di coloro che si sono addormentati nel Signore, che fanno parte veramente di questa sposa. Agire, fratelli, diciamo, avventatamente, da soli, sarà un rischio. E potrebbe, fratelli, avere gravi conseguenze che a volta ci accompagneranno a lungo, se non per tutta la vita. Abbiamo bisogno di essere prudenti.
Eliezer que representa o Espírito Santo. Glória a Deus. Que era l'uomo più anziano della casa di Abramo. Abramo lo fece giurare perché lui governava su tutti i beni di Abramo. E disse: tu andrai, alleluia, là dalla mia stirpe prenderai moglie per Isacco, meu filho. Isacco che rappresenta il figlio di Dio. Oh, alleluia. Che rappresenta lo sposo. Sia chiaro che lo Spirito Santo non è solo un servo di Dio. Serve Dio, serve il Figlio e serve anche la Chiesa per la sua natura. Non è un servo come noi. Lo Spirito Santo è chi governa le cose di Dio ed è Lui, alleluia, che esegue tutte le opere di Dio sulla terra, usando l'istrumento che vuole, perché possiamo, fratelli, avere questa opportunità, perché è la più grande opportunità. Di ricevere Gesù nel cuore per fare parte integrante della sposa, cioè la Chiesa che è sulla terra. Lo Spirito Santo sta cercando, preparando una sposa da Lui, opportunamente scelta per presentarla senza macchia né ruga allo sposo, cioè a Gesù Cristo. Non farà eccezioni. Agirà secondo la parola e la volontà di Dio, Padre. Lo Spirito Santo, alleluia, nei quattro angoli della terra, continua a cercare, a lavorare. E io posso dire che Dio sta cercando la tua vita. Lo Spirito di Dio sta cercando proprio te. Perché in quel giorno in cui il Padre, alleluia, darà ordine allo Spirito Santo di ritornare dalla terra, lo Spirito Santo non ritornerà da solo, ma prenderà nei quattro angoli della terra, laddove ci sono i figli dichiarato, i figli di Dio, laddove ci sono la sposa dell'agnello di Dio, di Cristo Gesù, laddove c'è la Chiesa, il corpo di Cristo, allora lo Spirito di Dio rapirà, alleluia, incontro allo sposo. E la cosa che io mi chiedo oggi, in questo momento, sei pronto per la venuta di Cristo? Fai già parte della Chiesa militante, della Chiesa che è sulla terra, della sposa di Cristo? Se non fai parte, ora è il momento. Perché Abramo fu molto chiaro. Um outro ponto interessante da notare é a vontade de Abraão, em questo caso, aleluia, que Isaac não retorne, nem logo da qual o Senhor aveva detto ad Abraão de partir, da uma terra idólatra, da uma terra corrotta. Isaac não doveva ritornare in quel posto. Uma volta, aleluia, em Cristo, aleluia, não dobbiamo ritornare indietro. Ma dobbiamo proseguire avanti finché noi, fratelli, non saremo chiamati dallo Spirito Santo per incontrare il Signore nell'aria. Abramo, alleluia, era molto preoccupato, alleluia, che il suo figlio sposasse non una straniera, ma una, alleluia, che fosse alecando dalla bassurimiclama della sua stirpe. Una, alleluia, che aveva lo stesso pensiero, che aveva lo stesso cuore verso il Signore. Abramo sapeva che, alleluia, a lui e ai suoi discendenti era stato ordinato di trasferire in una terra nuova, dove avrebbero servito Dio. E Dio non aveva mai cambiato idea dopo la morte di Abramo. Dio non agirà mai contro i suoi stessi principi. Gloria a Dio, ciò che Dio ha promesso, Dio realizzerà. Prenderà un popolo zelante, speciale e di buona opera, praticanti della sua parola. È anche importante notare che anche Eliezer ha pregato per la guida del Signore sulla ragazza che sarebbe diventata la moglie di Isacco. Alleluia, non appena ha pregato, alleluia, ha agito. Alleluia. Oggi l'Eterno
gli uomini agiscono fratelli in modo sbagliato, soprattutto quando si prega, perché molti pregano per i propri interessi, per il proprio io, per il proprio ego, e non fanno passi concreti. Molta gente vuole la benedizione, ma non vuole il donatore che ti benedisce. Molta gente vuole che i suoi problemi siano risolti, ma non vuole, alleluia, fare un passo concreto, un passo decisivo alla presenza di Dio, di ricevere Gesù Cristo nel cuore. E per essi, alleluia, e per essere esaudito alla preghiera fatta. Molto vuole una preghiera, ma senza, alleluia, agire. Rebecca, che rappresenta la Chiesa, fratelli, gloria a Dio, era lì, che fuori dalla città, che stava lavorando. Stava lì nel momento presso un pozzo d'acqua, nel pomeriggio, quando le ragazze uscivano da attingere le acque. La sposa, alleluia, dell'agnello. Che lo Spirito Santo, fratelli, porterà allo sposo Gesù Cristo. È composta, alleluia, è avveduta, è in azione. Sta sempre facendo ciò che si aspetta dai cittadini del regno del cielo. È sempre impegnato. La sposa non è distratta, non è priga. Anzi, camminano con diligenza, con zelo, riscattando il tempo perché i giorni sono cattivi. Noi siamo la sposa di Cristo e dobbiamo fare attenzione, riscattando il tempo, fare attenzione di come noi camminiamo. Come dicevano i pastori, in che cosa stiamo credendo, in che cosa stiamo dicendo, in che cosa stiamo aspettando. Gloria a Dio. A Bibbia dice in Genesi 24, 21, leggo questo versetto. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se l'Eterno avesse o no fatto prosperare il suo viaggio. Cosa io intendo dire qui? Che Eliezer, dopo aver arrivato nella terra, là dove c'è l'estirpe di Abramo, fece una preghiera a Dio e mise a Dio alla prova e disse: Signore, sono arrivato nell'orario esatto dove tutte le ragazze escono fuori dalla città per attingere le acque. Quella che dovrà essere la moglie del figlio del mio signore Abramo, essa mi offrirà l'acqua e darà acqua spontaneamente a tutti i miei camelli. Ora saprò che quella è la donna indicata. Aveva messo questa prova a Dio. E la scrittura dice che quando arrivò, l'uomo osservava, cioè Eliezer, osservava in silenzio, con attenzione, per sapere se il Signore aveva condotto a buon fine il suo viaggio, oppure o no. Lui stava lì, attento, osservando. Io vedo qui, fratelli, una tipologia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti assiste e ti osserva. Ele sta lavorando per noi, ma anche valutandoci, mettendoci alla prova, in modo che possiamo presentarci adeguatamente ao nostro amado esposo, Jesus Cristo. Segundo quella parabola delle 10 virgini che vi ricordate, alleluia, la presenza dello Spirito Santo è talmente fondamentale, fratelli, na vida di ognuno di noi credenti, perché lo Spirito Santo separerà tra quelli credenti prudenti e quelli stolti. Ricordate di questa parabola delle 5 virgini prudenti e quelle 5 virgini stolte. Un'altra cosa interessante, fratelli, è che porterà la sposa, alleluia, lo Spirito Santo porterà la sposa dallo sposo e non lo sposo alla sposa. Gloria a Dio. Cristo riporterà a noi, la Chiesa, il corpo di Cristo, che è la sposa, a incontrare il Signore nell'aria. E questo giorno è imminente. Noi stiamo vedendo che i demoni stanno preparando il mondo per incontrare l'anticristo, ma lo Spirito Santo sta preparando la Chiesa per incontrare il Signore nell'aria. La Chiesa di oggi, fratelli, agisce come se
volessi che lo sposo venisse a vivere qui sulla terra, perché pensa di avere tutto ciò in cui ha bisogno, alleluia, proprio qui. Piace al mondo, cerca di imitarlo e di farne anche un Vangelo, un tutto insieme. Ma infatti, questo è rivelato in Apocalisse, nel capitolo 3, dal versetto 15 al versetto 20. La sposa, alleluia, non si accorge nemmeno, alleluia, di non essere più né una cosa e né un'altra. È già diventata una sola cosa col mondo e non le manca più lo sposo, che è dalla parte di fora e che lui bussa costantemente alla porta. Voglio leggere con voi questa scrittura in Apocalisse, capitolo 3, perché voi potete riflettere su questo. Che cosa dice il Signore? Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo o caldo. Verso 16, dice così perché sei tiepido e não sei nem freddo nem caldo, eu estou per vomitar-te dalla mia bocca, porque tu dici: eu sono ricco, mi sono arricchito e não ho bisogno di nulla, e não sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cego e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato con fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non farti apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del colirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutto quello che amo. Abbia dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto a porta e busso. Se qualcuno odi la mia voce e di apri la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e dele con me. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está ritornando. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 24, verso 54, e diz proprio così, uma coisa interessante qui. Diz: poi mangiaram e beberam, e ele e gli uomini erano con lui e si fermarono per la notte. Alzatosi al mattino, il servo disse: lasciatemi tornare al mio signore. Il fratello e la madre di Rebecca dissero: lascia che la fanciulla rimanga alcuni giorni con noi, almeno una decina di giorni, poi se ne può andare. Fratelli, che cosa io imparo qui? Un principio molto grande, molto importante. Loro avevano mangiato, avevano bevuto, Eliezer insieme ai suoi uomini, insieme alla casa di Rebecca. All'alba, quando si alzarono, il servo disse: lasciami tornare, alleluia, al mio Signore. Anche se all'inizio c'era festa, cibo e bevanda, all'improvviso all'alba, il servo disse: lasciami tornare al mio Signore. Che cosa significa questo? Che lo Spirito Santo può sorprendere la sposa, può dire: è ora, è arrivato il momento, è giunto il momento, sei pronta ad andare, alleluia, con me per incontrare, alleluia, il tuo fidanzato, sei pronto a incontrare il Signore. Alleluia, sei vestito adeguatamente e hai l'olio necessario nella tua lampada. E soprattutto, alleluia, vuoi venire con me? Fu questa domanda che fu imposta, alleluia, a Rebecca. E Rebecca prontamente disse: sì, io andrò con lui. Invece la famiglia, alleluia, diceva: lascia la ragazza stare con noi alcune decine di giorni. Ma a volta noi pensiamo che possiamo avere 10 giorni in più per mettere in ordine alcune cose, per ripiangere qualcosa o fare altri. Fratelli, quando il Signore verrà, alleluia, sarà il momento. Lui arriverà di sorpresa, glória a Dio. Lui arriverà in un batter d'occhio e rapirà dei quattro angoli la sua chiesa. Il Signore sta dando opportunità a me e a voi. E oggi, in questa sera, io voglio pregare per voi. Voglio chiedere che lo Spirito Santo possa aiutare a ciascuno di noi a avere discernimento e di poter, alleluia, darci la grazia di poter pregare davanti a Dio e dire: Signore, preparami per il giorno della tua venuta.
Preghiamo in questo momento, Signor nostro Dio, eterno Padre. Io ti ringrazio della rivelazione del Calvario. Ti ringrazio, Signore, per quel giorno che è imminente, in cui tu rapirai tutti coloro che ti hanno ricevuto, la tua sposa, il corpo di Cristo chiamato la Chiesa, una Chiesa militante che si raggiungerà la Chiesa trionfante di coloro che si sono addormentati in te e hanno avuto fino alla fine speranza del tuo ritorno. Signore, prepara ciascuno di noi sulla terra. Oh Dio, dai a noi timori e tremori, perché nessuno di noi, Signore, veniamo lasciarti, alleluia, al di fuora della nostra vita. Ma che, Signore, questo è il tempo in cui possiamo abbracciare, alleluia, la tua croce e essere preparato per quel giorno in cui, alleluia, è vicino. Prepara ciascuno dei miei telespettatori, prepara tutti i miei fratelli, Signore, prepara tutti quelli che ti ascoltano, che il Signore possa mettere nei loro cuori un ravvedimento tale che possano, Signore, riconoscere la croce di Gesù e ricevere Gesù nel cuore, aspettando come noi il tuo ritorno. Padre, io ti ringrazio, caro Divino Spirito Santo, ti ringrazio, Gesù Cristo, ti ringrazio, perché noi continueremo ad aspettare per fede, come sta scritto, il giusto, meu giusto vivrà per fede. Grazie, Signore, sia benedetto il tuo nome, ora e sempre. Amen. Alleluia, Grazie, Pastor grazie. Cataldo, Dio vi benedica. Grazie a te, Aldemir. Dio ti benedica veramente tanto, tanto, tanto. Ed ora vogliamo ancora continuare. Abbiamo del tempo speciale. Da quello che abbiamo ascoltato, che cosa abbiamo compreso? Che la rivelazione progressiva nella Bibbia. Infatti, se noi andiamo nella Genesi, c'è una piccola parte, poi man mano la rivelazione aumenta, aumenta, aumenta. Nell'Antico Patto non troviamo molto che si parla del cielo. Però nel Nuovo Testamento cominciamo a trovare dalla venuta del Messia che ci parla di un altro regno che è il regno dei cieli. Ora, questa rivelazione progressiva ci porta a comprendere che al centro della storia del popolo di Dio c'era il Messia che doveva arrivare. Il Messia che cosa fa? Paga il prezzo per il peccato di tutti coloro che credono in Lui o che attraverso i sacrifici figurativi avevano fatto durante il percorso del loro cammino, e Cristo cambia la scena, ci comincia a parlare del regno dei cieli. Ora però, per entrare nel regno dei cieli, c'è bisogno della nuova nascita. Questo concetto era già presente nell'Antico Patto, i profeti ne avevano parlato. Il profeta Ezechiele, il profeta Geremia, però non era così allargato come Cristo e poi gli apostoli e poi la rivelazione, cioè l'Apocalisse ne parla. Dov'è lo snodo tra l'Antico Patto, il Nuovo Patto e la predicazione dalla venuta di Gesù? È che c'è un trasferimento che la vecchia nostra natura ci dice non può entrare nel regno dei cieli, perché Cristo ci presenta, il regno dei cieli è vicino, il re è presente, è lui che ha lo snodo della vecchia gestione alla nuova gestione di vita eterna del cielo. La vecchia natura non può partecipare al regno dei cieli. Infatti la parola del Signore dice: né carne né sangue erediteranno il regno dei cieli. Perciò questa nostra natura resta a terra, mentre la nuova va nel cielo, la nuova nascita, chi è nato di nuovo. È come dire:
La morte del bruco è la nascita della farfalla. Uno si ferma e l'altro parte, che è la nostra anima. La collaborazione per la nuova nascita è fatta dalla Trinità completa, come nell'Antico Patto. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno collaborato, così collaborano nel nuovo per la nuova nascita. E lo vogliamo guardare insieme alla luce della parola di Dio, la nuova nascita. Ora, leggiamo insieme dove comincia a parlare di questo, perché parliamo del cielo adesso. Nell'Antico Patto di cielo si parla poco, perché la progressività della rivelazione ci porta a comprendere il progetto di Dio per l'eternità. Gloria sia resa a Dio. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 3, verso 6. Ci aiuta la parola del Signore a comprendere dove è la svolta. Perché Cristo non ha cambiato solo l'antico e il nuovo patto, la nostra era avanti Cristo, dopo Cristo. Ha cambiato anche il vecchio sistema con il regno dei cieli. E ci dice in Giovanni 3,6, ci dà dove il taglio finisce per cominciare con il nuovo. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Abbiamo ben compreso che nell'antico patto si parla molto di carne, nel nuovo si parla di spirito, del regno dei cieli. La nostra vecchia natura, la nostra carne, non può ereditare il regno dei cieli. Guardiamo in Romani capitolo 8, 7 e 8. Leggiamolo insieme. Non possiamo entrare nel regno dei cieli con il nostro vecchio corpo, con il nostro corpo naturale. Romani 8, 7 e 8, se me li metti li leggiamo. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Cosa c'è bisogno? Ecco la nuova rivelazione che ha portato Cristo. Lui genera la nuova vita nella nostra vita. Infatti, in Giovanni capitolo 3, verso 3, Gesù dice: se non sei nato di nuovo, non puoi entrare nel regno dei cieli. E lo dice proprio a chi della legge ne sapeva tutto, perché era uno dei più grandi maestri della legge divina. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Ecco come chiude una pagina della vecchia, dell'antica gestione, del vecchio patto, dell'antico patto, e apre il nuovo. Guardiamo come continua in Giovanni 1,13. Dio ha collaborato per la nuova nascita. Guardiamolo insieme. I quali non sono nati da sangue, quelli che fanno la volontà di Dio, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dio collabora per la nostra nuova nascita. Ci prepara per il regno di Dio. Guardiamo come continua in 1 Pietro capitolo 1 verso 3. Ci aiuta a comprendere. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Che bello! Dio ha collaborato in questo mediante la risurrezione di Cristo, che permette a noi di essere risuscitati ora attraverso la nuova nascita spiritualmente e poi risuscitare dopo la morte naturale. Bello.
Guardiamo come Cristo ha collaborato, Dio ha collaborato, guardiamo Cristo in 1 Giovanni 2,29. Cristo in stretta collaborazione con Dio per la nostra nuova vita. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Perciò questo nuovo sistema ci chiama ad operare in un modo diverso, giustamente. C'è anche la collaborazione dello Spirito Santo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, unico Dio, con mansioni diverse in certe occasioni e dove sono messi insieme collaborazione di tutti e tre. Lo Spirito Santo nel capitolo 3, verso 6 dice: quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Lo Spirito Santo collabora per la nuova nascita. Guardiamo in Tito, capitolo 3, verso 5, che ci aiuta a comprendere come lo Spirito collabora per questa nuova vita che si sviluppa dentro di noi. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Abbiamo detto che c'è la stretta collaborazione dello Spirito Santo per la rigenerazione, per il rinnovamento, attraverso l'aiuto dello Spirito Santo nella nostra vita. E c'è anche un'altra funzione che collabora in questa trasformazione, in questa metamorfosi, è la parola di Dio. La parola, lo Spirito Santo, Cristo, Dio, tutti in collaborazione per portare questa nuova vita dentro di noi e prepararci per il regno dei cieli. Guardiamo come lo dice per mezzo della parola di Dio in Giacomo capitolo 1 verso 8. Ci dice che la parola aiuta a rinnovare la nostra nuova natura. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature, nate di nuovo. E continua anche San Pietro, in 1 Pietro capitolo 1 verso 23, ci aiuta ancora per comprendere come la parola collabora, perché quando interiorizziamo la parola diventa spirito e vita e nutrimento e cambia il nostro modo di pensare. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile. Cioè, qual è questo seme? La parola vivente e permanente di Dio. Siamo stati anche rinnovati. Questa nuova vita si sviluppa attraverso la risurrezione di Cristo. Perché la sua risurrezione ha permesso che il flusso dello Spirito della vita nuova di Cristo per lo Spirito Santo entra dentro di noi. Perciò la risurrezione, se non era risorto, noi non potevamo avere. Guardiamo in 1 Pietro, capitolo 1, verso 3, dice: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti nascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. E per mezzo del ministero del Vangelo, perché l'Evangelo ci evidenzia la nuova vita e ci ristruttura attraverso gli insegnamenti che esso contiene.
Guardiamolo insieme in 1 Corinzi capitolo 4, verso 14. 15. Per mezzo del ministero del Vangelo che leggiamo, meditiamo, interiorizziamo, ci nutriamo, cresce la nuova vita dello Spirito dentro di noi. Poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Il Vangelo genera nella nostra vita la nuova vita di Cristo, la nuova vita dello Spirito, alimenta la vita spirituale dentro di noi. Che tutto questo fa parte della volontà di Dio. Dio vuole questo. Leggiamolo insieme in Giacomo capitolo 1 verso 18. È volontà di Dio che tu ed io nasciamo di nuovo, ci fortifichiamo con la parola perché la Trinità tutta collabora per questa metamorfosi nella nostra vita. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature, cioè qui è entrato in azione la misericordia di Dio mediante la parola di verità. Ebbene, rivediamo in Tito capitolo 3 verso 5 come ci aiuta per mezzo della sua misericordia. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi fatte, compiute, ma per la sua misericordia. È per sua misericordia che noi possiamo nascere di nuovo, essere alimentati, essere trasformati, cambiati e preparati mediante il lavacro della rigenerazione, del rinnovamento dello Spirito Santo. È per la gloria di Dio tutto questo che Dio ha fatto. Se non ci dà questa nuova vita, restiamo tutto abbandonati. Il naturale resta nella natura, la nostra anima va all'inferno. Che gloria ne ha Dio di tutto questo? Mentre Dio ha uno scopo ben preciso. Il nostro vivere in Cristo per l'eternità serve per glorificare Dio, infatti, insieme a tutti gli eserciti divini, anche noi glorificheremo Dio per sempre. Leggiamo come Isaia ce ne parla nel capitolo 43, verso 7, perché dice che noi che portiamo il suo nome sulla terra e lo glorifichiamo qui, lo glorificheremo anche nel cielo. Molti dicono lo glorificheremo nel cielo, ma non lo fanno sulla terra. Dobbiamo cominciare qui per continuare lì. Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Portano il mio nome, creati per la mia gloria, qui nel corpo attraverso la nuova nascita in risurrezione. Cosa abbiamo davanti? Abbiamo la morte naturale, ma la risurrezione in preparazione per il cielo. 1 Corinzi, capitolo 15, verso 44. Leggiamolo insieme. Dio ha uno scopo eterno per ognuno di noi. Nell'antico patto tutto questo non è rivelato, ma nel nuovo patto sì. Cosa succederà al nostro corpo? Facile. È seminato corpo naturale, va sottoterra, e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Per il regno dei cieli, abbiamo detto. Guardiamo nel verso 46 come ci aiuta questa metamorfosi, questo cambiamento, questa morte del bruco è la nascita della farfalla. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale.
Poi viene ciò che è spirituale. Guardiamo come continuiamo a glorificare Dio per mezzo di quello che dice il profeta Isaia nel capitolo 44, verso 23. 44, verso 23. Cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato. Giubilate, o profondità della terra. Prorompete in grida di gioie, o montagne, o foreste, con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe, cioè il suo popolo, la Chiesa, e manifesta la sua gloria in Israele, cioè nel popolo di Dio. Al ritorno del Signore siamo chiamati a glorificare Dio, ma anche l'intero creato glorifica Dio. Così ciò che non era chiaro nell'antico patto è stato chiarito dal nuovo patto, dalla venuta del Messia importante, la persona più importante che la Bibbia presenta, egli ha cambiato la scena. Ci ha rivelato che noi siamo in preparazione per il regno dei cieli. Dobbiamo nascere di nuovo per vedere, nascere di acqua e di spirito, cioè del desiderio di un ravvedimento serio perché lo Spirito Santo possa iniettare la nuova vita. Il battesimo, infatti, di acqua e di spirito, che cosa era il desiderio che andavano da Giovanni Battista per essere battezzati? Era il desiderio di un lavacro, un ravvedimento, di una purificazione interna. E questa lo fa lo Spirito Santo ed innesta la nuova nascita nel nostro cuore, di acqua e di spirito. Lo Spirito Santo attiva la nuova vita di Dio, che è spirituale perché Dio è spirito, e siamo nati di nuovo in preparazione per l'eternità. Vogliamo ringraziare Dio? Così abbiamo visto la rivelazione, come progressivamente. Noi siamo negli ultimi tempi, perciò abbiamo la rivelazione completa per comprendere da dove veniamo, come dobbiamo vivere e dove andiamo. Perché Dio ha manifestato, ha rivelato tutto questo nella sua parola. Ringraziamo il Signore insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua parola che ci apre quello che noi non avremmo mai riuscito, non saremmo mai riusciti a capire, mentre la tua parola ci fa vedere davanti a noi il paradiso, il cielo, la gloria, l'eternità dal essere insieme con te. Ti ringraziamo per la tua parola. Benedici il tuo popolo, Signore, ed attiva questa speranza, beata speranza, in ogni cuore che cammina con te, Signore. Facci preparare perché il ritorno dello sposo di Cristo è più vicino di quando noi pensiamo. Vieni, Signor Gesù, perché l'eternità è davanti a noi insieme con te e ti vogliamo ringraziare, Padre Dio, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio ti benedica, ci vediamo domattina, Dio piacendo, alle ore 10:30 per la solita visita pastorale. Cosa faremo? Condividiamo la parola del Signore perché ci fortifichiamo nella conoscenza di sapere il progetto di Dio per noi. A Dio sia la gloria. Dio ti benedica. Pace e buonanotte.